Lo staff del collegio si completa con due vice rettori, padre Benjamin e padre Kim. Ad essi si aggiungono diversi collaboratori laici per la conduzione ordinaria. Le suore carmelitane indiane gestiscono la cucina. Preparano i pasti con l'aiuto dei collaboratori domestici per questa comunità di oltre 200 persone. Inoltre, le suore meticolosamente tengono in ordine la sacrestia e la chiesa. Si prendono cura della biancheria personale di ogni sacerdote che viene consegnata pulita e stirata ogni sabato. Tra l'altro, i due vicerettori organizzano una formidabile squadra di calcio che partecipa al torneo tra collegi chiamato Clericus Cup, organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Ci sono in collegio altre attività sportive a cui i sacerdoti possono partecipare iscrivendosi. La gioia della comunità cresce quando Sua Eminenza il Cardinale Ivan Dias, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, visita la nostra comunità, celebra con noi la Santa Messa e condivide la sua sapienza. Ad aggiungere colore a tutte queste occasioni è sempre pronto e presente il coro del collegio Rex Gentium, diretto dal padre spirituale. Il consiglio degli studenti si svolge per valutare e migliorare tre volte all'anno le attività del collegio. I sacerdoti studenti hanno la possibilità di accesso a internet per le loro attività di ricerca e di studio. Connessione a internet sono disponibili nella sala di internet e in biblioteca. Essa è ricca di un vasto numero di libri, giornali, riviste e tesi pubblicate per la consultazione. L'anno accademico inizia con il mese di ottobre e termina a giugno. Poi gli studenti sacerdoti lasciano il collegio per una meritata vacanza per riposarsi e prepararsi per l'anno successivo.